3.500 euro per coprire il costo di un corso di formazione professionale nel Nord Italia, 500 euro di interessi mensili da versare nelle tasche degli usurai. La storia è quella di un padre cosentino alle prese, come tanti, con gli effetti devastanti della crisi economica e con una famiglia da mantenere sulle spalle. L'uomo, 49enne, ha deciso di non negare al figlio l'opportunità di studiare e così, per pagare il costo del corso, ha deciso di rivolgersi ad alcuni conoscenti che hanno proposto un prestito con tassi usurai. Disperato, il 49enne ha trovato la forza di rivolgersi al comandante della stazione carabinieri di Rende, che lo ha convinto a denunciare i suoi aguzzini. I militari hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cugini cosentini di 50 e 48 anni, accusati di usura aggravata dallo stato di bisogno ed estorsione. L'usura è un reato che si prova solo attraverso la collaborazione della parte offesa. Una volta che noi abbiamo queste indicazioni, allora poi possiamo far partire un'attività di indagine complessa di riscontro. Senza quelle dichiarazioni diventa tutto estremamente complicato ed estremamente difficile. Ci sono altre indagini? Sì, ci sono tante altre indagini. C'è un retroterra storico. Cosenza è una città in cui l'usura si è sempre praticata.